I pennarelli possono facilmente trasformarsi in una lampada. Le ragazze hanno portato di nuovo le loro bambole in classe, ma una Barbie rovescia l'acqua. Nessun problema, asciugherò più tardi. Ups, che volo! L'insegnante ha asciugato. Ecco un secchio e una scopa. Di a Barbie di pulire il pavimento. Taglia la punta dal dispenser di una bottiglietta di colla. Inserisci la ricarica vuota di una biro e incollala a caldo. Colorala con vernice acrilica. Avvolgi il filo di lana attorno a due dita. Avvolgi e annoda su un lato. Taglia dall'altra parte. Incolla a caldo i fili nel manico del mocio. Rimuovi l'anello del tappo da un vasetto di vernice. Taglialo a metà. Fissalo come maniglia a un barattolo di plastilina vuota con gli spilli. Taglia le punte degli spilli con una pinza. Copri i tagli con la colla a caldo. Metti il mocio nel secchio. Megan è dispiaciuta per la sua bambola e pulisce lei il pavimento. Grazie al cielo non c'è molta acqua. Questo mocio per bambole è perfetto per lavare. Yuppie! Ricreazione! Possiamo combinarne di ogni in questi 5 minuti. Battaglia degli Orbeez! Pronti? Mirare! Sparare! Oh oh! Ho rotto il globo! Il mondo si è diviso a metà! E adesso cosa facciamo? Non possiamo buttare via un intero emisfero! Mega un'idea! Trasformiamolo in una vasca idromassaggio mondiale per Barbie! Togli il globo rotto dal supporto. Coloralo con vernice acrilica argentata. Incolla a caldo una perla nel foro. Fallo sembrare il tappo di scarico. Capovolgi il pezzo. Attacca 4 pietre. Saranno le gambe della vasca. Attacca un anello di cartone lungo il bordo. Coprilo con smalto acrilico. E applica una lamina dorata. Levigala con un pennello e rimuovi l'eccesso. Riscalda una cannuccia e piegala ad angolo. Taglia l'eccesso e attaccala al bordo come rubinetto. Incolla i lati delle perline. Colora il rubinetto con vernice acrilica argentata. Fai un foro sotto il rubinetto con la punta di una pistola per colla a caldo. Inserisci una cannuccia. Versa una soluzione di sapone. Soffia nella cannuccia e crea le bolle di sapone. Barbie è a suo agio nella vasca idromassaggio. Aggiungiamo alcune bolle. Davvero rilassante! Lasciamo la Barbie spa sulla cattedra. Arriva il prof! Cos'è quella cosa sulla mia scrivania? La nostra nuova alunna sta facendo il bagno. Ragazze, ne sapete qualcosa? Megan ha lasciato di nuovo tutti i pennarelli aperti e si sono asciugati tutti. Dovrò trovare un modo per non doverli buttare via. Ho un'idea brillante. Creerò una lampada per Barbie. Taglia l'eccesso dal coperchio di un barattolo di Play-Doh. Crea un foro al centro con la punta di una pistola per colla a caldo. Incolla un pennarello al suo interno. Capovolgi una finta candelina a LED e incollala a caldo sull'altra estremità del pennarello. Attacca i vecchi tappi intorno alla candelina. La mia lampada è davvero carina! A Barbie piacerà sicuramente questa decorazione. L'insegnante vede bambole ovunque. Questo gli dà un'idea geniale! Voleva diventare un insegnante di tecnica quando era piccolo e ora può mostrare il suo talento. Lavorerà con materiale scolastico e utensili. Che cosa sta creando? Taglia a metà una bottiglia di colla vuota.
Incolla a caldo un pezzo di gomma piuma all'esterno. E avvolgi il tessuto di raso rosa. Rivesti la parte posteriore con un pezzo di gomma piuma. Incolla a caldo ad angolo due pezzi. Taglia una matita flessibile. E fissa le maniglie all'altalena. Crea un supporto stabile con le matite di legno. Rivestilo con vernice acrilica. Appendi l'altalena usando due nastri di raso. Wow! Che altalena carina! Proviamola! Perfetta! Sì, le nostre bambole si divertiranno così tanto! Tutte le ragazze adorano chattare. È divertente condividere le ultime notizie e i pettegolezzi. Ups! Cos'è stato? Le nostre Barbie hanno bisogno di un loro divano! Taglia un pezzo di morbido tessuto in modo che si adatti a un vecchio astuccio rigido. Incolla a caldo due strati. Lascia un bordo aperto. Rivoltalo. E riempine metà con l'imbottitura. Incollalo nel mezzo. E riempi l'altra metà. Incolla il foro. Cuci il materasso. Fallo sembrare un vero divano. Incolla a caldo il materasso nell'astuccio. Avvolgi con ecopelle un vecchio stick di colla. E attacca un magnete su un lato. Ricopri con smalto acrilico e applica una lamina d'oro. Levigala con un pennello. Rimuovi l'eccesso. Attacca i due braccioli al divano. Rivesti i barattoli vuoti di tempera con vernice acrilica dorata. Colora di rosa all'esterno dell'astuccio. Attacca le gambe dorate al divano. Accomodatevi, ragazze! Ora va molto meglio! Questo divano è così morbido e comodo! Non c'è di che! Christy sta gettando via le sue vecchie cose. Addio, tavolozza! Ma Meg la riporterà in vita. Traccia i bordi di una vecchia tavolozza su carta con motivi. Ritaglia il cerchio. Incollalo a caldo sulla tavolozza. Taglia le punte di vecchi pennarelli con un cutter riscaldato. Incolla a caldo quattro pennarelli sul retro della tavolozza. Crea le gambe. Colora con vernice acrilica. Capovolgi il tavolo. Decora il bordo con un nastro di raso. Guarda, Christy! Ora le nostre bambole hanno il loro tavolo! Ottimo lavoro, Meg! Saresti un buon falegname! Le bambole si sentono a loro agio! Facciamo un tea party per le nostre Barbie! Le nostre bambole hanno un proprio salone di bellezza sulla scrivania. Ovvio, dato che passano tutta la giornata a fissarsi allo specchio. Prendi un vecchio righello e adattalo a un goniometro. Incollali a caldo insieme a 90 gradi. Dipingi tutto di rosa. Applica lo smalto acrilico. Cospargi il goniometro di glitter. Taglia un pezzo di cartone riflettente adattandolo alla forma del goniometro. Fissa sul retro un pezzo di nastro biadesivo. Attacca le mezze perline alla cornice dello specchio. Faranno da lampadine. L'insegnante è arrabbiato.
Di nuovo voi e le vostre bambole! Togliete tutto dalla scrivania! Ma questo specchio va bene! È un goniometro! Ci serve per geometria! Anche all'insegnante piace il nostro specchio! Ti sono piaciuti i nostri mobili per le Barbie? Scrivi come trasformerai il tuo vecchio materiale scolastico in un regalo per le tue bambole. Creerai una vasca da un globo, un divano dall'astuccio o lo specchio dal goniometro. E metti un like al video. Iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per non perdere le nuove idee per Barbie su Trum Trum.